Ciao ragazzi, eccoci giunti al giorno 17. Ormai Natale si avvicina, siete emozionati? Avete già finito di fare tutti i regali? Scrivetemelo giù nei commenti. Apriamo questo pacchettino che è quello di Enza, perché anche i messaggi vanno letti in famiglia. Allora, che cosa? Allora, è qualcosa di Tiger, sicuro. Ormai riconosco le scritte. Che bello! Allora, sono delle calamite super glitterate, magnetiche. Quindi penso che abbiano. Aspettate, apriamo. Senza che mi cadano gli altri calendari addosso. No, dai, ti prego, rimani su. Allora, hanno la calamita dietro. Guardate che belle, le adoro. Grazie mille, Enza, fantastiche. Che belle, specialmente questa verde, la stradoro. Molto, molto belle. Mi piace Tiger perché ha sempre delle idee creative fantastiche. Anche ad esempio, queste, come vedete, sono delle mollette semplicissime in legno, quelle da bucato, che potete trovare in qualsiasi negozio. Le hanno colorate, messo il glitter, la calamita ed è un'ottima idea regalo. Quindi, veramente, Tiger ha veramente fantastiche idee, quindi lo apprezzo tantissimo. Ok, continuiamo con l'apertura del calendario IKEA. Il 17 è proprio qua nell'angolino. Battaglia di palle di neve. Ecco, allora anche oggi impariamo un nuovo termine svedese. Abbiamo un cioccolatino con scritto Ashes. Vediamo a che gusto è. E qua in alto è una tavoletta con crema al cacao. Ed è proprio il marchio, vedete? Garanzia di qualità anseatica, quindi è proprio il marchio, una selezionava pregiato. Ah, ok, hanno sbagliato a scrivere. Selezionava pregiato cacao dal Sud America e lo lavorava secondo una semplice ricetta. Ashes pregiato cacao selezionato, lavorato da mani esperte, quindi è proprio il marchio suo. Allora, vediamo. Aiuto, casca giù tutto, ragazzi. Ci vuole una scrivania più grande. Prossimo regalo di Natale potrebbe essere. Allora, vediamo cosa ci dice. Ristoro natalizio. Benvenuto nel tuo dizionario digitale in svedese. Sai già come si dice battaglia di palle di neve in svedese? Se desideri scoprirlo, tocca il termine. Snowboard's Creek. Allora, Snowballs Creek. Snowboard's Creek. Snowballs Creek. Ok, abbiamo imparato un nuovo termine svedese. Continuiamo la nostra apertura. Allora, vediamo subito questo della Play-Doh. Quindi il 17 è qua in alto. Adesso lo apro. Wow! Abbiamo le corna della renna o del cervo, no, della renna, sono più da renna, sì, dai, carine. Quindi dovremmo costruire un cervo, montare un cervo, non vedo l'ora di provarlo. A fine calendario proveremo tutto quanto insieme, quindi dedicherò magari un video a calendario per rivedere tutto insieme. Potrebbe essere proprio una bella idea. Poi apriamo la valigia di JT. Quindi il 17 è qua in alto, nascosto, nascosto. Cosa abbiamo? Aia. Che carina, una salopette corta con la magliettina nera. Bella, questa mi piace. Allora, cambiamogli subito il look. Beh, direi non con questi stivali, credo. Quindi presumo arriveranno altre scarpine, voglio sperare almeno. Allora. Uno.
qua. Che carina. Questo look mi piace. Provo a mettergli comunque questi stivali, ma onestamente non ce li vedo insieme. Infatti sembra che debba andare non lo so dove, quindi anche no. Mettiamo subito via, onde evitare che si perda il vecchio completino. Che carino. Ok. Quindi questo è uno. Apriamo il 17 del calendario dell'avvento Disney. Chi troveremo oggi? Qualcosa di grande. Wow! È un po' storto. Povero. Allora, è presumo tipo un albero di Natale tutto ghiacciato. Come vedete è formato da tantissimi fiocchi di neve. Quindi questo sicuramente l'ha creato Elsa. Che bello. Mi piacerebbe che fosse un attimino più in giù piuttosto che in su, però è molto molto carino. Sì, mi piace. Bene ragazzi, quindi anche per oggi abbiamo terminato. Ricapitolando, abbiamo trovato questo albero un po' storto veramente, ghiacciato di Animators Disney, il nuovo outfit di JT, le corna, vabbè le corna sono delle corna, nel calendario Play-Doh e per finire queste super luccicanti mollettine da Enza. Super cool. Bene ragazzi, anche per oggi abbiamo finito. Noi ci vediamo domani con la prossima apertura. Ciao ciao. Ciao ragazzi, come state? Eccoci insieme con il giorno 18 dicembre. Quindi ci stiamo veramente avvicinando moltissimo al Natale e non vedo l'ora di avere qualche giorno di riposo a casa. Ok, iniziamo sempre aprendo il pacchettino, questa volta piccolo 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 di Enza. C'è scritto, perché una giornata no, può sempre migliorare. Allora, apriamo. No, che bello! Bellissima idea! Sono tutte le emoji con la calamita, no, fantastiche! Anch'io ho questo stampo, se qualcuno di voi ha visto le mie creazioni in resina l'avrà sicuramente visto. Che carine, no, bellissime! Cioè, sono troppo carine, le adoro! Queste sono attaccate. Ok, ti lascio staccare. Fantastiche, veramente. Poi dove hai trovato queste mini calamite? Cioè, fantastico. Veramente hai tantissime idee creative, complimenti. Questa è una delle mie preferite. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Le rimettiamo dentro, poi le metto nella mia bacheca. Fantastiche, grazie, grazie mille Enza, è stupendo. Eccole qua. Ok, continuiamo allora con l'apertura del calendario dell'IKEA. Il 18 è qua in alto e abbiamo un lavoretto creativo, sembrerebbe. Allora, apriamo il calendario anche IKEA dal cellulare. Ok, vediamo. Giochi d'ombra avvolgenti. In Svezia le persone hanno un rapporto tutto speciale con la luce. In estate cercano di farne il pieno. E in inverno la portano nelle loro case. Dei sacchetti portacandele bianchi rispecchiano la sobrietà scandinava, ma creano comunque un'atmosfera speciale di sera. Inoltre, sono semplici da realizzare in casa. Tutto ciò che ti serve è un sacchetto di carta,
della carta trasparente rossa, una forbice, della colla, un vecchio barattolo di marmellata e una candelina bassa. Ed ecco qua le istruzioni per realizzare questa lampada da tavolo. Guardate che carina. Beh, magari potremmo fare un video poi dove facciamo un po' tutte queste cosine. Ci può stare. Allora, il cioccolatino di oggi, vediamolo. È questo cioccolato bianco. Vediamo che gusto ha. Eccolo qua, è il tartufo al caramello. No, non mi ispira tanto, quindi penso che anche questo lo lascerò a Matteo. Poi continuiamo con... aspettate che lo sposto. Ok, con il calendario di JT, che ho appunto già qua sotto, apriamolo. Il 18 è qua in parte. Che cosa c'è? Ah, ok, secondo me qua hanno fatto un aiuto, stava cadendo la... aspettate ragazzi che sposto. Allora, hanno secondo me hanno sbagliato qualcosina, perché questo secondo me è in abbinato appunto con il toppino che c'era l'altro giorno. Aspettate che lo prendo. Eccolo qua, eh sì, decisamente è il suo. Così, molto carino. Allora, mettiamoglielo su. Quindi via questi stivaloni. Ce la posso fare, ragazzi, abbiate fede. Oh, ok, ce l'ho fatta. Ed eccola qua. Beh, tutto sommato, vedendolo così, è anche molto, molto carino. Mi ricorda un po' lo stile hawaiano. Beh, dai, carino. Allora, questo poi la mettiamo via. Continuiamo con il calendario dell'avvento che abbiamo qua davanti, quindi quello Play-Doh, e il 18 è proprio qua nell'angolino. E abbiamo lo stampino di una casetta con la neve sotto, guardate che carino. Molto molto bello, mi piace. Ultimo calendario dell'avvento, quello ovviamente più bello secondo me, è quello del Disney Animators. E Olaf, simpatico, ed è tipo una statua di Olaf. Allora, a dire il vero, questo non è che l'hanno fatto proprio benissimo, perché è un po', ha un po' il colore sbavato, però i dettagli, diciamo lo stampo in sé, è molto bello, carino carino carino. Quindi, in conclusione, ragazzi, oggi abbiamo trovato il regalo di Enza, che sono tutte queste calamite emoji molto molto carine, la gonnellina di JT per completare questo outfit, lo stampo con le casette e abbiamo trovato un mini Olaf. Quindi, ragazzi, anche per oggi abbiamo terminato, ci vediamo domani. Ciao ciao! Ciao ragazzi, eccoci giunti al 19. Apriamo questo pacchettino gigantesco da parte di Enza. Abbiamo questo alberello adorabile, perché con la pucciosità tutto migliora. Che cosa potrebbe... che cosa potrebbe essere?
No, wow! Allora, ci sono gli stickers in 3D di Tiger a tema schiaccianoci, Babbo Natale. Sono bellissimi, li stra-adoro. E poi abbiamo questo libricino, Stickers Fantasy. 1000 stickers e tante carte da decorare per te e le tue amiche. Vediamo. Aspettate, ragazzi. Ecco, facciamo così. Guardate quante carte. Casca giù tutto, aiuto. Qui abbiamo adesivi. Adesivi sul trucco, anche cartoline, bellissime queste cartoline. Visto che faccio tanto post crossing, mi sono super utili. Così. Che canine. Tre maialini. Aspetta, vediamo di uscire. Ecco. Qua abbiamo ballerine. Diverse tag, maialini, tema spazio, maialini, vari animaletti, poi principesse, margherite, sole, cagnolini, cupcake e coroncine, proposte di fidanzamento. Poi qua abbiamo animali e fiori. Questi sono dei bigliettini, credo. Poi abbiamo dei cupcake, dei donut, ciliegie, gelato. Qua sempre tanti dolci. Pere, fragole, un po' kawaii. Vestitini, tanti guardaroba, qua abbiamo la frutta, delle sirenette che fanno l'hula hop, che carina questa. Poi vestiti, principesse, ranocchi, scimmie e pulcini, animali e abbiamo finito. Beh, devo dire che mi piace molto, è proprio, proprio carino. Bene, quindi questo è il regalo di Enza del giorno 19 e devo dire che mi piace moltissimo, quindi grazie mille Enza. Poi continuiamo con il calendario IKEA. Il 19 ce l'abbiamo proprio qua davanti. E abbiamo una ricetta oggi. E vediamo il cioccolatino qual è. È fatto così, un po' particolare. Vediamo a che gusto è. Allora, eccolo qua, è una pralina con granella di nocciola. Questo mi ispira, quindi me lo mangio subito. Mentre me lo mangio, poi vi faccio vedere il... no, questo è quello dell'altro giorno che non ho ancora mangiato. Vi faccio vedere il video. Allora, intanto apro già il calendario nel cellulare. Deliziosamente saporito. Senza di lui non è un vero banchetto di Natale. Per la maggior parte degli svedesi anche il prosciutto di Natale non può mancare nello Juleboard, il tradizionale buffet natalizio. Qui di seguito trovi la ricetta per questo delizioso piatto classico, per una scorpacciata coi fiocchi.
Sto arrivando, eh. Allora, questa è la ricetta. Abbiamo arrosto di prosciutto, salmistato con cotenna, pepe nero in grammi, pimento in grani. Pimento non ho mai sentito, non so che cosa sia. Poi abbiamo il pan grattato, senape semipiccante, uova, pepe, sale e zucchero. E abbiamo appunto la ricetta per creare questo sorta di prosciutto natalizio svedese. Comunque, se vi può interessare, era molto buono il dolcetto. Ok, quindi andiamo avanti. Mettiamo questo in parte. Aiuto, casca tutto. Allora, vediamo. Apriamo la prossima valigia di JT. Allora, il 19. Eccolo qua. Piccolo, piccolo. E questa è tipo una canottierina. Quindi, scusate, alla fine quel toppino andava con la gonna nera. Quindi questo lo togliamo. E le mettiamo questo. Beh, devo dire che è molto carino. Oppa, scusate. Sì, è molto carino. Mi piace tanto che sia questo color carne glitterato. Molto bello. Devo tirare un attimino, forse un pochino più giù la gonna per far star meglio la maglia. Comunque sì, è carino. Poi continuiamo con il calendario Play-Doh. Allora, ecco qua il 19. Abbiamo stampino a forma di stella. Carino, semplice, blu. Dietro abbiamo tutte le stelline. E per finire il calendario della Disney. Abbiamo trovato un mini Sven. Che tenero, ragazzi. Cioè, è troppo carino. Lo adoro. Tesoro. Bello, bello, bello. Ma è un'impressione o ci sono più soggetti di Frozen che di altri personaggi? Non so. L'avete notato anche voi questa cosa? Bene, quindi anche per oggi abbiamo terminato. In conclusione, allora, abbiamo trovato questo toppino di JT in conclusione all'outfit, questo genere un po' ola ola ola. Poi abbiamo trovato lo stampino a forma di stella nel calendario della Play-Doh, il mini Sven e questo bellissimo combo di Enza che stra-adoro. Quindi ragazzi, anche per oggi abbiamo terminato. Noi ci vediamo domani con l'apertura del 20 di dicembre. Ciao ciao!